Allora continua il dibattito anche durante le pause, durissima la protesta del Movimento 5 Stelle, la mafia ringrazia per il voto di scambio, quello che è successo oggi in Senato. Sentiamo ancora su questo chi ha regato. Ma io prima penso di essere stato chiaro, ecco, volevo chiarire una cosa che... I nostri rappresentanti, adesso forse qualcuno si è un po' distratto, noi abbiamo adesso ormai varie centinaia di persone elette, non solo in Parlamento, nel Consiglio Comunale, abbiamo 7 giunte comunali in Italia, su 8.000 è ancora poco chiaramente, però ci sono 7 giunte che stanno lavorando, ci sono centinaia di consiglieri comunali sparsi per tutta Italia, adesso avremo anche dei rappresentanti in Europa, se i cittadini lo vorranno ovviamente. Ma non so se ci avete fatto caso, ma nonostante ci siano praticamente una schiera quasi compatta di mass media, giornali, televisioni e quant'altro che remano contro di noi, non mi risulta che qualcuno dei nostri eletti sia indagato o abbia ricevuto condanne in primo grado o definitive. Questo dovrebbe farvi pensare, perché non è soltanto il discorso che i cittadini hanno eletto persone che noi abbiamo candidato, che sono persone per bene, non è solo questo, ma che anche durante il loro mandato proseguono a fare le persone per bene, perché forse non ci siamo accorti, o forse sì, che in Italia la grandissima maggioranza dei cittadini sono persone per bene che non delinque. È così. Cioè, noi siamo circondati da persone per bene che lavorano, che hanno a cuore la loro famiglia e che fanno una vita normale nella completa civiltà. Il fatto che nei partiti, come prima sentivo dire, può capitare che ci sia il caso, ecco, secondo me non dovrebbe capitare, e qualora capiti, i partiti dovrebbero assumersi un ruolo di garanti della loro stessa moralità ed espellere queste persone immediatamente dalla politica, quantomeno sospenderle dal proprio incarico o dalla propria funzione politica. Invece abbiamo un Partito Democratico che mette nei loro 12 delegati nazionali, adesso non so come si chiamino, il signor Faraone, che è stato beccato da Striscia la Notizia a praticare il voto di scambio con filmati e tutto noto, potete andare a vedere in rete tranquillamente, e nel 2008 è stato beccato con intercettazioni ambientali dentro la casa di un noto mafioso che adesso tra l'altro sta occupando uno dei posti nelle patrie galere. Questa persona è un dirigente importante del PD a livello nazionale. Allora, di cosa stiamo parlando? Cioè, i partiti si circondano di queste persone, tutti i partiti, e il voto di oggi è la dimostrazione pratica di quello che io sto affermando, è la prova provata, perché un conto sono le parole, un conto sono i voti. Quando si schiaccia il bottone dentro il Parlamento si dimostra coi fatti quello che si vuole. Prima le parole non contano nulla, contano i voti, i fatti reali. Qua ci sono imprenditori che lo sanno, cioè contano i fatti reali nella vita, non contano le parole, i sogni o le idee. Così come mi ricordo anni fa, quando ci fu quella legge che io personalmente e anche il Movimento 5 Stelle riteniamo una vergogna totale, quella del rientro dei capitali, lo scudo fiscale, il PD osteggiò quella legge con grandi parole, grandi proclami. Il giorno in cui si votò la legge, in cui quindi si decretò che sostanzialmente la mafia poteva far rientrare i propri capitali in Italia, illecitamente accumulati all'estero, quel giorno la legge passò per 30 voti e più di 50 deputati del PD erano assenti. Prima si parlava di voto al Senato che equivale, voto di astensione al Senato che equivale al voto contrario. No. Certo, e questo è il tecnicismo, è così. Infatti non ho nessun problema a confermarlo, ma il messaggio politico qual è? Il messaggio politico è: siamo qua. Oggi ci asteniamo, ma domani ci siamo. E lì successe la stessa cosa: 50 e oltre deputati del PD non si presentarono in aula e permisero quindi implicitamente di far passare questa cosa. Guarda, io rispondo al volo a questo messaggio che vedo. Sì. Allora, innanzitutto il Movimento 5 Stelle ha proposto un emendamento a una norma già esistente. L'emendamento che abbiamo proposto noi consente di velocizzare le pratiche di espulsione che invece in questo momento a legge vigente precedente erano molto più laboriose, e di conseguenza quello che noi abbiamo proposto non è
togliere il reato, ma semplicemente rendere più veloce, quando ovviamente ci sono i casi previsti dalla legge, l'espulsione degli immigrati. Per invece cui com'è finita? È un altro grande equivoco. Beh, che ovviamente noi siamo abituati perché abbiamo tutta la stampa contro, per cui... E invece com'è finita? Dillo com'è finita. Che non c'è più il reato di immigrazione clandestina. No, non è che non c'è più il reato, è che non essendo più penale l'espulsione avviene immediatamente. Se non è penale non c'è reato, scusa a casa mia. Ma avviene subito. Allora, lo scopo finale qual era di quella legge? In teoria era quella di espellere le persone. Cioè, ma alla fine, se si avviava un procedimento penale, le persone rimanevano nei centri di accoglienza o in carcere nel caso che avessero commesso reato. Quindi adesso vengono espulsi, giusto? Invece adesso vengono espulsi direttamente. Vengono espulsi direttamente. Se lo scopo era quello, finalmente lo scopo è stato raggiunto. Poi lo mettiamo. E comunque non l'abbiamo votato solo noi, c'è stata una votazione trasversale, di conseguenza il problema penso che lei non sia d'accordo, ma forse fosse d'accordo di riempire invece le procure di questi fascicoli che secondo me sono perfettamente in. Allora vediamo proprio sull'immigrazione cosa è successo oggi in Parlamento con l'onorevole del leghista Emanuele Prataviera, vediamo cosa è successo. Cartellino rosso per Emanuele Prataviera. Il deputato leghista è stato espulso dalla Camera durante l'informativa sull'immigrazione del ministro Angelino Alfano. La presidente Boldrini, proprio a causa delle intemperanze del giovane leghista, è stata costretta a sospendere la seduta. Durante l'informativa la Lega ha esposto cartelli con su scritto Alfano dimettiti e Alfano ministro dei clandestini. Il responsabile dell'interno, dal canto suo, ha deciso di replicare a muso duro. L'Italia, ha detto Alfano, è una grande democrazia che ha l'obbligo di garantire l'accoglienza. Noi non faremo morire le persone in mare per 500.000 voti in più della Lega. Il ministro Alfano ci ha dato degli assassini e io non ci sono stato assolutamente, soprattutto detto da lui che è stato al governo con noi e ha istituito l'istituto dell'immigrazione clandestina e poi da bravo schiavetto e da Volta Gabbana e da Caregaro qual è andato dall'altra parte con Monti prima, Letta poi e Renzi adesso, quindi l'uomo dalle mille casacche, ha tolto il reato di immigrazione clandestina e ora ha detto che è colpa nostra se quelle persone sono morte. Allora, Camilla Seibez. Allora, io vorrei che smettessimo di urlare per un momento e iniziassimo, come ha parlato appunto il rappresentante dell'RSU, dell'Electrolux, delle risposte da dare ai cittadini, soprattutto questo. E quindi torniamo al tema di prima. Che risposte possiamo dare? Perché parliamo della mafia e poi parliamo anche del lavoro e di quello che sta accadendo? Allora, io sono candidata al Parlamento europeo con la lista All'altra Europa con Tsipras. Le risposte, non vogliamo solo una condanna generica, vogliamo dare delle risposte e delle proposte. Allora, bisogna fare la lotta alla criminalità organizzata, a tutte le mafie. Dove vanno a finire i soldi? Dove vanno a finire i soldi? Vanno a finire nei tassi di interesse mostruosi che noi paghiamo ai sistemi bancari privati. Allora, è inutile fare le politiche di taglio, 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 sempre e solo sulla pelle dei lavoratori. Andiamo a vedere che in Italia quando è che si è cresciuto in maniera esponenziale a dismisura il debito pubblico? Non solo perché sono aumentate tanto le spese degli stati, ma perché quando nel 1981 la Banca d'Italia si è separata dallo Stato italiano, noi siamo passati in mano ai sistemi bancari privati pagando dei tassi di interesse che ormai erano fuori controllo. Anche in quel modo gli imprenditori veneti vengono strozzati da dei sistemi di banche che non vanno a loro in soccorso in alcun modo. Allora che cosa dobbiamo fare in Europa? Dobbiamo non seguire un'Europa che ha fatto delle politiche fino ad oggi a favore delle speculazioni finanziarie, ma che hanno creato 27 milioni di disoccupati, ma di cercare di procedere con la confisca dei beni, di utilizzarlo per i servizi ai cittadini, di utilizzarli come ha fatto oggi l'onorevole Costantino con una sua proposta in cui dedica il 3% dei beni confiscati alla mafia, al diritto allo studio, dare opportunità a tutti di uscire da questo sistema di disincanto, di disoccupazione.
combattere i tassi di interesse delle banche, redistribuire il reddito, mettere i servizi ai cittadini al primo posto, dare gli incentivi alle banche che fanno il credito alla piccola media impresa. Così si esce, ma bisogna combattere tutti i sistemi illegali, quelli che lo sono di fatto come le mafie, la criminalità organizzata e anche quelli che sono stati nel tempo legalizzate come le speculazioni finanziarie che non hanno una tassazione adeguata. Quindi abbiamo una pressione sul costo del lavoro, una pressione fiscale mostruosa, mentre continuiamo a vedere che il debito pubblico del nostro paese cresce, 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 nonostante tutti i tagli ai servizi che facciamo per pagare gli interessi alle banche. Allora basta colpire i servizi ai cittadini, colpiamo gli interessi delle banche, questa è la risposta che dobbiamo dare andando in Europa. Fate entrare in scena la Mirella e chiedetele di rinfrescare la memoria ai politici di cosa significa essere al servizio dei cittadini. Ce l'avremo domani Mirella per la solita puntata dei veneti schiacciati dalla crisi. Allora sindaco, e poi sentiamo se nuovamente Grigoletto. Non mi stupisce che il mio collega Di Vidora abbia levato via la foto di Re Giorgio, ma io non ce l'ho neanche mai avuta nello studio, per cui questa cosa qui non mi stupisce proprio per nulla. I sindaci si stanno svegliando un po' tutti, avete visto c'è il movimento dei sindaci trevigiani, noi abbiamo fatto il movimento dei sindaci virtuosi, ma lo Stato di noi non gliene frega assolutamente niente, perché l'unica cosa che ci lascia fare proprio in questo momento è decidere i nostri bilanci quale tassazione sia più utile mettere per far funzionare i servizi, per far funzionare le nostre strutture. Tra l'altro col patto di stabilità, prima qui ci sono gli imprenditori, gli amici imprenditori, e ci dicono: cari signori, noi non riusciamo più a fare nulla nei comuni, i comuni non fanno più nulla, non hanno più un becco di un quattrino, non hanno un soldo per investire niente. Ci stiamo riempiendo, tra l'altro grazie anche al Movimento 5 Stelle che è qua e gli altri, di tutti questi clandestini che ciondolano da tutte le parti. Allora, prima se a Treviso hanno levato le panchine, tutti quanti si sono sollevati, adesso che uno è sinistra che ha levato le panchine a Mestre, allora c'è il problema dei clandestini che rubano, ciondolo, ma dai, i cacavai, allora va bene, sta ferma. No. Certo, zitta, che se devo parlarmi, gara, sta buona, no? Allora, non possiamo venirmi fuori da questo sistema in che maniera? L'unica maniera è, cari miei, o l'Europa si mette in testa che sto patto di stabilità non ce lo mette più e qualcuno lo va a dire. Vado io. Va lei, vabbè, sì. Se va lei glielo dica, perché qui noi stiamo morendo. Fiscal compact. Ci sono meno imprese, infatti, stanno morendo le imprese, caro il mio allevatore, tra l'altro anch'io sono più o meno nel suo settore per amicizia. Perché qua, che se tante imprese, il lavoro è nel Veneto, da altre parti non si suicidano, perché qua ci sono le imprese e la maggior parte delle imprese sono del Veneto, si suicidano qui perché e morono qui perché ci sono tantissime imprese che sono presenti qui, da altre parti probabilmente non si suicidano perché non ce ne sono più di tante, no? E io direi, e quindi questo è il motivo che volevo dirle di tutta questa situazione. E se riusciamo noi come comune anche a investire e sbloccare questo patto di stabilità, probabilmente faremo lavorare anche più di qualcuno, e questo è il motivo essenzialmente perché i sindaci sono arrabbiati, perché magari qualcuno di voi vuole l'indipendenza del Veneto, vuole uscire dall'euro, vuole una moneta diversa, e poi noi come Movimento della Lega Nord stiamo portando avanti anche dei referendum in questo senso, come quello dell'eliminazione, caro amico, degli RSU, degli pensionamenti della Fornero, che ci ha un po' massacrato. Anche io nel comune ho persone che arriveranno in pensione a 70 anni e non il ricambio generazionale dietro. Io tra qualche anno, anche nei nostri enti, noi che abbiamo 80 dipendenti, no, come Roma che ne ha 61.000 o 20 rotti mila di Palermo, abbiamo 80 dipendenti che devono sfacciare l'erba, andare a fare le carità, portare, fare i servizi all'asilo, a tutto quello che diciamo. Oh, la fascia d'età sono tutti 50, 60, io dietro non ho più nessuno, dietro, tra qualche anno nei comuni si scatterà il sindaco e 10 dietro. Questo è un altro problema che sta venendo avanti. Allora, Lorenzo Bruniera. Ma, io penso che, sentito parlare anche qui il sindaco, bisognerebbe che i comuni qualcosa si inventassero. Cosa, perché, caro mio, ma no, adesso cominciamo la domanda cosa. Era un imprenditore che dicevamo inventate qualcosa, e che altro dire cosa? Se tutti dicono cosa che avevano da inventarsi. Stavo parlando prima, nel momento in cui dobbiamo pensare che nel prossimo futuro, con la tecnologia che entra
sui nostri stabilimenti, cioè, l'uomo diventa tecnici di grande professionalità, ma sostanzialmente la persona umana no, sempre meno. E ora se tutti si la risposta tu dici, e cosa femo? Se non vemo da far niente, no, credo che qualche imprenditore dice già con tutti i controlli, messo a rotto i maroni, no, chiudo e basta, no, che qualcuno pensi, no, che lo Stato pensi, impoverimento. Io penso che i comuni, da quando che le viene fuori la crisi edilizia, abbiamo notato che poche pratiche edilizie più tempo ancora evadale. Feve una domanda, no, sindaci, forse non è il tuo, forse non è il tuo comune, no? Ma sui comuni che ne... In 30 giorni alla pratica. Ti sei bravo, ti fai i complimenti, ti sei bravo, però non è dappertutto così. Qualcuno ma dice... me ne rendo conto che ha ragione, perché c'è una burocrazia anche dei regolamenti te comunali, ti sinago, però perché... bisogna, chi lavora nei comuni bisogna proprio che cominci a eliminarla subito dall'inizio. Scusi, allora, se l'ho interrotta. Quando che sono qua adesso con parlamentari che dovrebbero andare al Parlamento europeo, vado sull'argomento, no, che mi è caro, che conosco, perché altrimenti mi farei male su altri argomenti. Sto parlando di PAC, Parlamento europeo, no, tanta agricoltura, no, contributi che vanno agli agricoltori, pochi agli agricoltori, tanti non so dove chi se perde, perché PSR è passato su quasi un miliardo di euro, 900 e tanti che erano, gli agricoltori che erano 400 milioni, e che altri, tra un po' comuni, tutti gli ha sguazzato, perché anche sui comuni qui è andato un po' dappertutto, allora là da fare un po' di chiarezza anche di quello. Una delle cose che mi sto chiedendo, no, i soldi che vanno sprecati, perché non è solo che è mai politica, i soldi che vanno sprecati, nel momento in cui si dà un aiuto a qualcuno, io credo che l'aiuto si dà a chi lavora, all'allevatore che lavora, a quello che farà vovi, gaine, mais, e poi sarà tutti gli altri settori. Ma non si può dare degli aiuti, una volta era il quartese ai preti, non so se i giovani sa cosa che era il quartese, neanche avanti non sa cosa che era il quartese, la decima, ma anche il quartese parte via dicendo, ma la decima, no, che era qualcosa, qualcosa lasciato dagli avi, che ognuno aveva dei diritti. C'è gente che, faccio un esempio, aveva 5.000 vitelli, ha smesso di produrre nel 2010, che vi è andata ancora a contributi fin al 2020. Ma scusami, credo che sia giusto che facciamo chiarezza di questo, e poi non si va a aiutare qualcuno che fa veramente l'allevatore, che non ha neanche i soldi per cambiarsi il caro unifide, quello che dà a mandare vacche, che qualcuno si vuole a vetro, no? E si immagina, perché mi viene sotto i brividi a pensare che fine, no? Ma mettiamo un po', facciamo un po' di giustizia di tutto questo. Se non facciamo giustizia, ragazzi, no? La cosa è dura. E poi vorrei, per finire, sulle nostre aziende non possiamo pensare di avere gente che fino che ha 70 anni, 65, 67 anni che va a lavorare, non è possibile, e i giovani non sono a casa, e la scuola dovrebbe preparare di più i giovani, inserirsi sul lavoro velocemente, perché poi non vadano a lavorare, che viene dato per i primi anni 200 euro, 300 euro, e non sanno come fare a sbarcare il lunario. La scuola deve preparare i giovani a entrare sulle aziende. Alfano ha salvato 19.000 profughi, io chiedo se qualcuno di voi crede che questo sia buonismo o dovere, o sotto c'è dell'altro. Vabbè, lasciamo a chi ci ascolta la risposta. Stefano Grigoletti. Lo status di profugo è diverso da quello di immigrato clandestino, sono giuridicamente diversi. Bisogna anche capire le differenze, perché qua si fa il minestrone di tutto. Ho ascoltato abbastanza attentamente i colleghi ospiti, però io partirei da un altro punto. Innanzitutto la politica deve dare l'esempio, abbiamo detto, per essere credibile, no? Io partirei dal primo esempio, il capo dello Stato. Quanto costa il Quirinale? 340 milioni di euro l'anno. Lei sa che il capo dello Stato prende la pensione con la legge Mosca, lei che fa il sindacalista? Si ricorda cos'è la legge Mosca? Tanti anni fa il deputato Mosca, siccome il capo dello Stato ha 88 anni, se la ricorda bene anche in contesti politici che adesso sembrano dimenticati, ha regolarizzato chi apparteneva a partiti politici o a sindacati, che erano 53.000, li ha regolarizzati sulla base solo di una dichiarazione fatta su carte di formaggio, senza versare i contributi, gli hanno dato la pensione a tutti. Queste sono le cose che si dovevano condannare. Quindi potrebbe anche rinunciare per primo allo stipendio da capo dello Stato, farebbe anche bella figura. Giusto? Si doveva diminuire il numero dei parlamentari, 5 senatori a vita. Non ho visto mezza manifestazione da uno di sinistra
fatta perché Napolitano ha fatto 5 senatori a vita. Cioè, non bisogna diminuire il numero di parlamentari, non se lo ricorda nessuno. 5 senatori a vita, ce n'era bisogno, perché c'è anche Monti. Monti prima di fare il complessivo. C'è anche Monti, dopo ne ha fatti altri 4. Bastava dargli un premio di cavalierato a Repubblica, si godeva il discorso, mezza manifestazione, ho visto. Tra l'altro abbiamo il terzo presidente del Consiglio che non viene eletto da nessuno. Da nessuno. E io devo subirmi tutti i decreti legge, tutta la politica e tutta la scelta di uno che non è neanche parlamentare. Quindi Renzi eletto a Monti. Renzi non è parlamentare, è eletto da nessuno. Anzi sì, è eletto nella sede del PD con 138 voti e con i 18 voti di Civatti contrario. Scusatemi perché... Beh, ci governa insieme però. Non ci sa- no. Forza Italia all'opposizione, l'NCD, certo, ma gli accordi, l'NCD, gli accordi sono sulle riforme, perché adesso arrivo al punto fondamentale che non avete detto voi, perché ve lo dimenticate, perché le affermazioni che avete fatto voi sono da mercato del lavoro o mercato finanziario dell'Ottocento. Le sue cose funzionano, se riesce a chiudere. E la speculazione finanziaria dell'Ottocento. Posso finire? Non l'ho mai interrotta. No, vabbè, però. Se no sono capace anche io di gridare, facciamo a gara chi grida di più. Scusi, ci arrivo sul punto, magari capisce qualcosa di più anche dell'argomento. Ma sai che il Parlamento se riesce ad ascoltare mezza riga di più, magari capisce qualcosa di più. Capisce qualcosa di più. Allora, perché dico da 800? Non è offensivo. Ma se lei chiude i confini nazionali, posso capire. Ma io oggi con un click porto 1 milione di euro, domani mattina, basta che sia tracciabile, in una banca austriaca. Ho risolto il problema dell'aumento della pressione fiscale sui titoli, l'aumento della pressione fiscale sulle azioni, l'aumento della pressione fiscale che lei vuole mettere sui future. Quindi non incassa nemmeno più quello che incassava prima, perde anche quello. Perché bisogna capire che oggi l'economia è globale, non è più da mercato dell'Ottocento, né quello del lavoro né quello finanziario, purtroppo, dico purtroppo, non si può fare. In più che sia il meno tassato il mercato finanziario, starei attento, perché Monti ha aumentato anche il bollo, vado a vedere quant'è. Siamo quasi al 28% adesso, tra tutte le sommatorie che ci sono, compreso il bollo di Monti, siamo al 28%, non a quello che si dice. Lei va a fare i conti, oppure si compri un'azione in banca, un pacchetto di azioni o dei bot. Sicuramente non li ha mai comprati, cioè non parlerebbe così. Vada a comprarli e vada a vedere. Non li ha mai comprati perché io faccio parte di quella fascia di persone oneste che lavora al giusto per vivere. Non ci siamo capiti. Io lavoro tanto quanto lei. Scusi, faccio il farmacista 8 ore al giorno, d'accordo? Allora, pago le tasse come lei, d'accordo? Allora non mi calcoli se io non comprare le azioni o meno. Non è questo. No, è lei che l'ha detto. Quattro bot li può comprare anche una persona che è a posto di andare a aspettare. Ma lei sa che ci sono 27 milioni di disoccupati? Scusi, ci arrivo. Ci arrivo perché qua abbiamo capito che sì, le tasse... Quanta gente senza soldi per vivere in Veneto? Sì, bene. Mi dica un provvedimento, scusi, che ha fatto il centro-sinistra per la piccola e media azienda. Perché non ho capito, fare le politiche del lavoro cosa vuol dire? Dov'è che va a lavorare uno? Nella piccola e media azienda. O se no va a lavorare in comune, provincia e regione. O se no va a lavorare sullo Stato, che comunque deve pagare i dipendenti pubblici attraverso la pressione fiscale, che sono le entrate correnti. Spese correnti, entrate correnti, pressione fiscale. La politica... Si paga quello. Qua siamo al 71%. Al 71%. Lei sa che in Albania apre un'azienda e paga il 10% di tasse, è libero cittadino? Esatto. Lo sa? Lei sa che va in India e paga il 15% di tasse, è libero cittadino? Lei sa che va in Croazia e paga il 20% di tasse, adesso è libero cittadino? Qua è il 71%. Quindi lei deve chiedersi, se domani mattina lei va a fare l'imprenditrice in Italia e passa dall'altra parte della barricata, va a fare l'imprenditrice, ma che ne sa di cosa faccio io? Non è questo, si prende un negozio qualsiasi. Scusi, lei reputa più conveniente aprire in Croazia la sede distaccata dell'azienda o continuare in Italia? Basta fare i conti, insomma, non ci vuole mica un genio. E purtroppo mi dispiace anche per l'Electrolux, ma l'Electrolux, l'azienda ha fatto una scelta, ha fatto come l'ha fatta la Fiat. Cos'è rimasto in Italia? È rimasta la quota del Ministero del Tesoro che è in capo alla Cassa Depositi e Prestiti, che si chiama Finmeccanica Eni Terna Enel. Non c'è altro in Italia. Basta, finite le aziende, sì. Allora, le aziende sono finite con queste quattro qua, sono finite. E abbiamo già visto i 14 della lottizzazione del governo Renzi, che ha messo dentro persone anche con qualche precedentino, no, familiare, che va a governare queste aziende come presidente senza fare nomi.
quando il fratello ha patteggiato 11 mesi perché guarda caso aveva dato una tangente a Enel Power, adesso si trova presidente, adesso si trova presidente. Mi stupisco però che i sindacati non dica nulla su questa roba qua. Allora, sentiamo, capisci cosa voglio dire? Intanto la ringrazio per le osservazioni che ha fatto. Ho mezza manifestazione. La ringrazio per le osservazioni che ha fatto. Io critico il sindacato, non dico quanto lei perché mi pare particolarmente veemente, però lo critico. Ma una parte del sindacato, mi sono scusato. Ma non importa, critico anch'io il sindacato molto spesso, perché a mio parere ha una visione troppo corta rispetto a quanto sta accadendo. Prima ho fatto uno degli esempi che è un problema sociale che ci troveremo e a oggi non sento nessuno ragionarci, sia l'anzianità sia l'automazione che produrrà una riduzione di lavoro in tutto il mondo, non solo qua, è un problema generale, sono d'accordo con lei. La pressione fiscale non c'entra secondo lei sulla piccola media. Mi faccia finire, io sto dicendo due problemi. È un problema generale che non c'entra in questo momento con la pressione fiscale, che è uno dei problemi che ha sicuramente questo paese, e glielo riconosco. E io penso che anche nel sindacato ci siano caste e castine, come ci sono altrove. Oggi ho fatto una riunione dove ho scoperto che un delegato che va in giro in auto per il sindacato ha un rimborso di 16 centesimi a chilometro, il suo segretario a 46 centesimi per fare lo stesso percorso, perché uno dice io uso la macchina per lavoro sempre, il lavoratore che lo fa per la stessa ragione c'ha invece un rimborso diverso. Atteggiamenti, come si dice, articolati da casta ce ne sono dappertutto, e il sindacato ha bisogno di una buona, quello trevigiano come quello nazionale avrebbe bisogno di una bella ristrutturazione al suo interno, non sono solo gli altri che ha bisogno di cambiamento, c'è un profondo bisogno anche nel sindacato. E io che sono un lavoratore iscritto al sindacato, lo capisco ancora di più da quello che posso percepire. E in Electrolux, e ho finito, noi abbiamo fatto una battaglia che probabilmente produrrà un risultato lunga, da 800, riconosco un forse 900 più corretto, da seconda metà del 900, e abbiamo cercato, danneggiando l'impresa, siamo precisi, quando tu scioperi e blocchi le merci danneggi l'impresa, e abbiamo provato a fargli cambiare il piano, che era quello via dall'Italia perché costa troppo, ed è vero che costa tanto, via dall'Italia e abbassamento dei salari. Chiuderemo forse con qualche penna in meno di come siamo entrati, cioè perderemo qualcosina, ma l'Electrolux a oggi ha detto bene, cambio il piano, non chiudo più Porcia, faccio nuove produzioni, a Susegana i frigo più innovativi li manteniamo qui, ovviamente al governo chiediamo degli impegni, qualcosina fatto. Il punto è che se anche ci riusciamo, e abbiamo fatto un bene non solo per il lavoratore di Susegana, perché se passavano gli 800 euro in quella fabbrica lì, due minuti dopo erano tutte le aziende che avrebbero giustamente preteso la stessa condizione, e se noi riusciremo a bloccarlo lì, avremo preso fiato per qualche anno, non per sempre, è semplicemente allungato un po' il problema, e poi ce lo ritroveremo se non cambia A, il mercato, cioè la crisi, B, il problema che lei poneva della tassazione ne fa parte, ma quello che abbiamo provato a fare era cambiare l'indirizzo multinazionale. Se ci siamo riusciti o se ci riusciremo, abbiamo fatto una cosa che si chiama politica industriale, cioè tu ti sei imposto, hai provato a far vedere alla controparte, per me in questo caso, perché era diventata controparte, anche se io ci tengo che funzioni, perché se funziona l'impresa dove lavoro io sto bene anch'io, se non funziona e va male, va male anche per me, questa è pacifica. Ma in quel momento che ci hanno detto andiamo via, vi tagliamo i salari, ci siamo impuntati, fortuna in maniera unitaria, tra l'altro abbiamo saltato perfino le segreterie che avevano detto bene, ma quello che abbiamo fatto noi è no, così non va, e la multinazionale, per fortuna, perché se no perdeva mercato, perché ha sbagliato strategia, non importa,
oggi sembra avere un'idea diversa e meno dannosa per i lavoratori e per l'industria italiana in questo paese. Qua arriviamo sulla spesa pubblica che volevo fare. Allora, lei si è sostituito al ministro Zanonato che non ha mai lavorato in vita sua e aveva detto meglio la che ciappana cantonata. Bisogna dirlo, la ciappana cantonata il ministro Zanonato. Beh, allora vediamo, fine, vediamo le foto. Hanno acchiappato i lavoratori della Vines che si trovano probabilmente all'ultimo capitolo di questa lunga e drammatica storia. Vediamo il servizio da Venezia. Ho in mano una lettera di licenziamento collettivo del risultato di 5 anni di lotta, però io devo dire che mi sento bene. E qualche altro che dovrebbe essere imbrazzato, pieno di vergogna e di pudore, invece non c'è niente. Mi sento male per loro, perché quando vedo le istituzioni che festeggiano, che si esaltano per dei progetti che non si sono mai realizzati, dalla Torre Pierre Gardin, da dei progetti della Vinis, dove i nostri governatori, il nostro sindaco è venuto assieme al ministro nella nostra fabbrica e poi tutto si è dissolto. 5 anni, 3 governi, 2 governatori, 2 sindaci e 5 diversi ministri dello sviluppo economico. Da tutti sempre lo stesso ritornello: salveremo i vostri posti di lavoro. Ora gli operai di Vinis sono arrivate le lettere di licenziamento. A Marghera è venuto Romani, abbiamo incontrato Zanonato, cioè tutti quanti sulla Vinis hanno speso parole, hanno di fatto ci hanno preso in giro. Sono 5 anni che ci stanno prendendo in giro e questi sono i risultati. Siamo licenziati senza giusta causa. L'altro ieri li ho visti assieme agli esecutori della chiusura della chimica in Italia, assieme a Leni, che quello che hanno concluso di concreto sono stati solo le chiusure. Adesso stanno vendendo solo che fumo. O c'è incapacità o c'è malafede. In entrambi i casi, però, vuol dire che ci sono persone che sono sedute dove non dovrebbero essere. Durissime le parole degli operai, non solo verso la politica, ma anche verso le organizzazioni sindacali. Io parlo per la CGIL, che è la mia, puntualizza Alessandro Gabanotto, ma per gli altri non è molto diverso. Abbiamo incontrato la Camusso, Scudiere, che all'epoca era responsabile dell'area industriale del lavoro. Tutti quanti ci avevano assicurato che se le acquisizioni fossero fallite ci sarebbe stato un accordo con Ennis India per le maestranze. Tutto questo non è mai avvenuto, scuotono la testa gli operai e ora, dopo un lustro di prese in giro, sappiamo chi ringraziare. Ma quello che mi fa più male è aver creduto che con la lotta e la rivendicazione si potesse almeno arrivare ad un risultato di sistemare le maestranze. Invece niente. Niente. Allora qui il dibattito continua anche durante i servizi. Allora, Presidente, sì. Diceva a proposito della Vinyls? No, a proposito della Vinyls, io ahimè, perché è una storia poi finita in modo triste, sono stato un paio d'anni fa personalmente coinvolto ed ho avuto una malissima esperienza che mi ha fatto molto riflettere su qual è la vera governance di questo paese, cioè dove vuole andare questo paese, nel senso. Allora, riassumo proprio telegraficamente per i telespettatori. La Vinyls era in liquidazione e è arrivato un signore, banalizzo e semplifico, è arrivato un signore che ha detto: ti do 3 milioni di euro per gli impianti che demolisco e smaltisco. In realtà poi non è che li smaltiva, ma li vendeva in India, quindi trasferivano la fabbrica in India. Bene, visto che non c'era nessuno, nel frattempo l'associazione che io presiedo, App Industria Venezia, con un suo consorzio, è entrato in contatto con dei finanziatori e è stato messo nero su bianco, scritto, certificato da un legale: noi eravamo interessati per una cifra superiore a quella che i commissari straordinari avrebbero incassato dalla demolizione, eravamo interessati ad acquisire la fabbrica per rimetterla in produzione e riassumere tutte le maestranze. Perché? Non è che noi e i finanziatori che già eravamo diventati dei benefattori, assolutamente no, eravamo cinicamente, profondamente degli imprenditori, volevamo fare, mi si consente il termine, spudoratamente utile. Perché? Perché chiusa la Vinyls di Marghera,
Non esiste in Italia nessun sito che produca PVC. Per gli spazzolini da denti, per i frigoriferi, per le scarpe, per le per tutta la plastica che ci serve, dobbiamo importarla dall'estero. E quindi? E quindi noi ho detto compriamo la fabbrica. Non solo, ma l'assessore Seibezzi, non sbaglio, lei è assessore, giusto? Sono delegata. Chiedo scusa. Vabbè, comunque si ricorderà che c'è stato un periodo, un anno e mezzo fa, in cui il sindaco di Venezia Orsoni con i commissari straordinari si sono dati anche da fare, andare in banca a cercare fideiussioni 500.000 euro per pagare gli stipendi. Bene, noi abbiamo messo per iscritto, attenzione, questo è agli atti, non sto raccontando balle, è tutto documentato agli atti, corrispondenza intercorsa. Noi abbiamo detto, guardate che se arriviamo alla firma del preliminare che ci vendete a sta fabbrica, che poi questi finanziatori erano un gruppo di industriali lombardo-emiliani, al momento della sigla del preliminare d'accordo, immediatamente versiamo 1 milione di euro in contanti cash, senza che il sindaco vada a disturbarsi, andare in cassa di risparmio di Venezia in cerca di fideiussione per pagare gli stipendi. Morale della favola? Nessuno ci ha mai preso in considerazione. In tutte le riunioni che sono state fatte al Ministero per lo Sviluppo Economico, l'unica cosa che si sono preoccupati di sviluppare era come procedere alla demolizione degli impianti. Non siamo mai stati convocati, nessuno ci ha mai chiesto nulla. A una riunione del Consiglio Comunale di Venezia, convocata presso la sede di Mestre, in quell'occasione sono state invitate le parti sociali, c'era Confindustria, c'era Pindustria, c'erano le organizzazioni sindacali, c'era presente il sindaco Orsoni, c'era presente l'assessore che mi pare fosse ancora Antonio Paruzzolo, no? Prima che si dimettesse. Io presi la parola nel consiglio comunale, presi la parola e dissi: signor sindaco, le dico pubblicamente, le rinnovo che c'è questa offerta, vogliamo per cortesia prenderla in considerazione? Noi volevamo ricominciare a produrre PVC a Porto Marghera, posto che il piano regolatore di Venezia stabilisce che Porto Marghera è confermata area a vocazione industriale. Allora qualcuno mi deve spiegare, se un'area ha vocazione industriale, per quale motivo si smantellano gli impianti per venderli agli indiani, non quelli d'America con la freccia qua, gli indiani dell'India? Nessuno ci ha mai messo in considerazione. Allora. E da qua parto, chiudo. Intanto mi si consenta di dire una cosa ruffiana, se posso dirla. Non posso fare nomi perché non posso fare pubblicità, però 10 giorni fa ho avuto bisogno di un frigorifero e nel momento della scelta ho pensato a voi. E devo dire che ho fatto un'ottima scelta come design, come funzionalità. Questa è la cosa ruffiana. La cosa poi, altri 2 minuti, poi non parlo più, giuro Baccialli, non parlo più. Io qua sento parlare di mercati finanziari, quello che ha detto la Seibezzi è tutto condivisibile, io condivido tutto quello che hai detto, sia chiaro. Sì. Il problema è che, e questo non per entrare in polemica con te nella maniera più assoluta, ma un consiglio che ti do, sereno, vero, sì. Siccome si corre il rischio di scadere nel generico, come prima è scaduto il nostro farmacista, nel generico, nelle dichiarazioni così generiche, che non servono assolutamente a nulla, ma bisogna entrare nello specifico. Allora, per entrare nello specifico di oggi, per capire oggi, bisogna studiare la storia. Velocemente, no, calma appunto.
Ti invito, e chiudo perché l'ho presa troppo lunga, vai a studiare cos'è successo il 1 luglio 1991 con l'unificazione delle due Germanie, e Germania Est e Germania Ovest, e moneta unica tra Est e Ovest, dove Ovest era un'economia forte, Est era un'economia debole. L'economia dell'Est, il paese dell'Est, è stato letteralmente distrutto, annichilito, chiuse le fabbriche, licenziati, in povertà. Il cambio era 2-1, due marchi dell'Est per un marco dell'Ovest. E quello esattamente, chiudo davvero, che sta succedendo oggi in Europa tra il nord forte e il sud debole. Questo bisogna studiare prima di parlare. D'accordo. Queste cose. Sì, guarda che cosa ha fatto il cambio 1-1. Sono d'accordissimo, infatti, dai. Anche su questo. Fatto il cambio, uno dall'est, uno dall'ovest. Andato contro sta roba, dai. 2-1 era il cambio. Sì, 2-1. Sì. 2-1, sì, beh, sì. È storia. Sì. Questa è storia. Bisogna documentarsi prima di parlare. Sì, cioè, sì. Allora, considerazione che comunque la Germania e l'Est è stata rimessa a nuovo quei soldi nostri che abbiamo mandato. No. Niente, qua ci sono dati, statistici nel campo di commercio, qua sono i numeri che parlo. L'economia dell'Est è stata distrutta. Adesso beneficio, abbiamo ripagato gli anni dell'economia dell'Est. Questo è un altro discorso, perché la stessa cosa i tedeschi la stanno facendo con l'Europa del Sud. La stessa idea. Allora, quando il mito fuori dall'Europa e fuori dall'Est, euro, è per questo bisogna appunto studiare prima di parlare, bisogna studiare. Allora scusate, Lorenzo Bruniera, e poi sentiamo di nuovo Camilla Salvezzi. Intanto che pensiamo come uscire dall'Europa, è meglio che cominciamo a pensare anche che cosa dobbiamo fare qui in Italia. Allora, sindaco, quando che me da cosa femono altri, mi viene sempre da accusare. Penso che se posso anche cercare di pensare che tra il pubblico e il privato, penso che qualcosa si può socializzare, si può fare qualcosa, no, nella vita, non può essere soltanto che il pubblico da una parte, no, di quello che castiga il privato, Allora qualche iniziativa, no? Noi a Soligo abbiamo tentato di fare qualcosa come esempio, assieme al comune di Farra di Soligo, e abbiamo fatto il parco sociale di Soligo. È un qualche cosa che danno nel sito, si può vedere, e credo che sia qualcosa di interessante per riuscire a capire che si può fare, anche perché noi mettiamo a disposizione delle aree per il pubblico, no, per il prossimo futuro. Allora qualcosa si può fare e si può cominciare anche a dar lavoro. Io penso che comunque anche una delle grandi cose che dobbiamo fare, che qui è stato parlato tantissime altre volte, insomma, il nostro petrolio è uguale al turismo, perché pian piano chiude una fabbrica, chiude che altra, diminuisce. Stava parlando con il sindacalista, ma è un qualcosa. Da una parte rappresento la proprietà, che rappresenta gli uomini che lavorano, ma la tecnologia ci porta sempre meno persone all'interno delle fabbriche, e sostanzialmente lo Stato non può inventarsi i soldi se non prelevarli, come che diceva il farmacista prima, perché la cosa, tutto è sempre un qualcosa di rotondo che gira e che gira e che gira. Turismo, una delle grandi cose che dobbiamo portare avanti, e credo che i flussi di Jesolo, e non solo, parlando l'altro giorno con il sindaco di San Donà, no, che è una bravissima persona, e anche i politici, io credo che determinati sindaci, determinati politici vanno anche ringraziati, perché ci sono dei fannulloni e dei ladri, ma ci sono anche delle brave persone, e non possiamo far di tutta un'erba un fascio. E quando che si parla a San Donà di Piave, 3 milioni, un eroe oggi può fare 3 milioni e mezzo di presenze. Io credo che bisogna intercettare. Quando si parla con qualche russo, no, sanno di Venezia, ma dopo non sanno dove sono le colline del Prosecco, sa dove che le San Donà, che con tutti i supermercati, con i gruppi. Cioè sostanzialmente oggi dobbiamo cercare di. Il flusso turistico che c'è, i 20 milioni, 21 milioni di Jesolo, 25, non so cosa siano, quelli che passano, intercettarli e poter portare beneficio, no, all'interno di quello che è il nostro Veneto. Se non partiamo dalle cose semplici, dalle cose che possiamo fare, e non vedere sempre il turismo, perché la gente, uno ruba, il scontrino fiscale, dice, andiamo sulle cose più concrete, no, e diamo fiducia agli imprenditori. Allora, Grigoletto, brevemente, e poi Camilla Salvezzi.
No, visto che io sono un disinformato e non studio, 1 luglio 1990 vado 91. Sul cambio. 91. Eccolo qua. 90. 91. L'unificazione 89-90, perché ero davanti alla porta di Brandeburgo il 31 dicembre dell'89. Io ho i pezzi di muro a casa. Adesso, allora, adesso posso parlare io e non mi interrompi. Sì. Chiaro? Non mi interrompi. Sono molto preciso adesso. Ti leggo la frase del Corriere della Sera. No, c'è stato il triplo tasso di cambio 1-1, 2-1, 3-1 a seconda. Bene, della con la scelta al finale 1-1, perché no, ha detto no, che c'è stato anche 2-1 in una certa parte. No, il tasso finale, come l'hanno cambiato sto 1-1, sì, con una dichiarazione, con una dichiarazione di correnti, sì. Se, i soldi correnti, bravo, è stato 1-1. I soldi correnti, perfetto. No, 1-1. Comunque, detto questo, arriviamo sul tema, no? Perché quando mi danno del disinformato rispondo. No, è stato una cosa. Avete ragione un po' tutte e due. Quindi non mi date il disinformato. Studia anche lui. Allora, scusa, ho detto che non mi devi interrompere, tu lo parlo io, non mi devi interrompere. Male che sono in mezzo. Stessa moneta, no? Cambio 1-1. Non mi devi interrompere. Siamo stessa moneta. Allora, dopo aver studiato, comunque bisogna dire che io sono d'accordo con amico imprenditore, qui bisogna intanto abbassare le tasse alle imprese, perché se vogliamo lanciare il lavoro bisogna abbassare le tasse alle imprese, bisogna lasciare ai comuni, io parlo per i comuni, la possibilità di investire nel territorio, e quindi investendo, io ho 12 milioni di euro bloccati nella tesoreria e quindi se potessi investire li investirei e quindi farei lavorare le imprese. Terzo, sburocratizzare assolutamente tutti i comuni, tutti gli enti. Io sarei, a parte che sono sempre stata all'eliminazione per le province, che qui non è l'argomento della sera, ma anche il Senato, che ho visto, c'è stato un intervento di prima. La Lega Nord quando era governo, non si è capito proprio così. Io parlo personalmente. No, personalmente. Ecco, bene. Quindi chiuderei anche il Senato. In quelle cose, guardate che qui non funzionano. Quindi sburocratizzare assolutamente tutto. Poi se usciamo dall'euro e facciamo una moneta che possa essere agganciata in qualche maniera, sarebbe la soluzione migliore un po' per tutti. Non so quale se sia percorribile comunque. Anche se non è così semplice. Allora, Camilla Seibezzi, e poi torniamo da Valente Chiaregra. Allora, dire che l'euro debba essere sganciato e poi trovare una maniera in qualche maniera, cioè di rifiutare l'euro e poi trovare una qualche maniera per agganciarsi, secondo me un mese e mezzo dalle elezioni è una proposta inaccettabile, nel senso bisogna sapere che cosa andiamo a fare, mancano pochi giorni e bisogna stringere sui contenuti. È vero che l'Europa è corsa in soccorso quando la Germania si è divisa est e ovest, si è riunita e sicuramente si è aperto un debito importante per sanare la parte della Germania dell'est nell'entrata e sicuramente è stata una proposta anche del governo francese. Dopodiché non esisterà mai, non è l'euro il male dell'Europa, è il modo in cui è usato l'euro, è il tipo di politiche di stabilità monetaria che vengono fatte. La soluzione non è uscire ogni volta da sistemi grandi in piccoli, 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 fino a rimanere unici e soli e staccati dal resto del mondo. Corriamo in aiuto anche la Grecia, corriamo in aiuto a ragione quando lei dice che una parte del nord si sta mettendo verso contro i popoli del Mediterraneo, ha ragione, ma finché si va avanti con un sistema di contro, non si arriverà mai a qualcosa di buono, bisogna fare delle politiche inclusive in cui si va a colpire il vero danno che viene fatto. Il problema non è l'immigrato che arriva, il problema sono le speculazioni finanziarie delle banche, non è il poveraccio che non ha neanche l'aria per respirare, che prova su una barca attraverso il mare, non sarà mica veramente lui che mette in difficoltà le nostre politiche. No, abbiamo il anche problema lavoro per i nostri, dove vuoi che li mettiamo? Ma sa perché non c'è lavoro per i nostri? Lo sa perché non c'è? Lo sa perché non c'è? Perché c'è una polarizzazione della ricchezza, per cui c'è una parte ristrettissima di persone che ha una ricchezza enorme, una stragrande maggioranza di persone che non ha neanche più i soldi per pagare le bollette. Noi fuori dai comuni abbiamo le file disoccupati di gente che senza lavoro adesso la interrompo io. Ci sono i disoccupati, ma ci sono perché 600.000 che arriva, dove li mettiamo? In politiche occupazionali, non diamo il credito alla piccola e media impresa, non pagano una bolletta, non pagano un affitto, non hanno casa. Sì, ma non perché ci sono gli immigrati. Cominciamo da Napoli. Sospendici sta volta che di ricaduta va a bloccare il patto di stabilità dei comuni. Bisogna capire che stiamo dentro l'Europa, non isolati. Che le scelte che mettiamo di debito pubblico,
le tassazioni sul PIL che mettiamo a livello europeo, la spesa pubblica non si tocca sui nostri territori. La spesa pubblica non d'Italia non si tocca. Isolarci. E quindi sa la spesa pubblica quanti milioni avevamo di debito nel 1981? Aumenta ancora. Lo dica lei. 137 milioni. Sa, cosa sa quanti ne avevamo? In faccia finire. Sa quanti ne avevamo nel 1992? Sette volte tanto. Lo sa che cosa è successo nel 1981? Che la Banca d'Italia ha abbandonato lo Stato italiano, quindi? E non ha più controllato i tassi di interesse e quindi per quanto abbia cambiato l'anno dopo nel risparmiare 50 miliardi di euro non è servito a niente perché ne rimanevano 49 di tassi di interesse e quindi inutile chiudere, privatizzare la sanità, togliere il diritto allo studio, non abbiamo la carta igienica nelle scuole. Privatizzazione significa togliere il diritto allo studio per lei? Sì, non renderlo accessibile forse, a tutti. In Corea del Nord funziona esattamente. Mi fa finire una cosa. Lei sa quanto spende l'Italia di spesa pubblica? Mi faccia finire. Di spesa pubblica. Lei fa il giochino costantemente cosa avete fatto voi in politica nel centro-sinistra e mi includa sempre costantemente in un partito. Ma la lista Altra Europa per Tsipras ha una caratteristica che non ha nessuno di voi. Casalini dentro dei centri sociali. Tutte persone. Mi faccia finire. Casarini per fortuna che sono testimonianza del lavoro che hanno fatto con gli altri a giudizio, mi faccio finire hanno condannato per 15 anni e si vedono i frutti in Italia, una riga di condanna, un fascicolo così alto e si vedono i frutti. Voi eravate quelli contro i condannati, basta così. Scusate, M5S si vada a vedere i sociali, occupazione di case abusive tolte hanno spaccato città, allora chiare gare, atto che graduatorie, occupazione di case abusive. Ma non si aggrava con Casarini, è il suo capolista, è il suo capolista. Ma cosa dice il mio capolista? Ma è il capolista di cosa? Ma dai, a me la predica, ma dai, chi è il capolista del nord-est? Lo dica. Ma che cosa ne so? Non lo sa, che Casarini è Casarini in lista? Casarini è capolista? Dov'è? Sarà secondo della lista, non dov'è candidato? Dov'è la sua dov'è candidato? Dov'è candidato? Risponda! Faccia vedere che non lo sa! A Catania perché non lo conosco. Centro Italia. Centro Italia. Dov'è candidato? A Catania è capolista. Ma lo capisce che spara dentro. Ma faccia la politica puntuale, dia le risposte alla gente. Allora, visto che non vuole gente con reati in lista, tolga Casarini. Tolga Casarini. Tolga Casarini. Tolga Casarini. Uscite dal Parlamento. Un occupante di case abusive, tolga le famiglie povere in Italia. Lo tolga. Lo tolga. Perché lei non ha niente da insegnare. Il PD mi ha messo la piega. Lei invece ha una storia di 15 anni di speculazione. 15 anni di speculazione, certo. Sì, guardate come l'avete risolto. Guarda il ponte di Calatrava cosa ha fatto. Allora, scusate, ma andiamo da Valente che è ragazzo. Dai, che vi dobbiamo abbassare il microfono. Dai, uno alla volta, uno alla volta. Valente che è regatto e poi sentiamo ancora Bruno. Qua si scambiano le figurine dei condannati, ma va bene così. Allora io volevo c'è anche Grillo, si scambiano le figurine dei condannati. Mi pare che ci sia anche Grillo, no? Che è una condanna passata in giudicato. Sì, no? Sì, va bene. Mi ricordo allora, male io. Non è candidato e non lo sarà. Detto questo, volevo soltanto chiarire una piccola cosa, che prima sono state dette un sacco di dati un pochino a vanvera. Certo. E allora, ho sentito parlare l'esponente di Forza Italia di pressione fiscale. Sì. Innanzitutto la pressione fiscale italiana, che è il dato che si ottiene tra quello che è la spesa pubblica complessiva dello Stato e il PIL. Grazie. In questo momento è circa del 44%, non del 71%. Diretta, indiretta, quant'è? Quindi, quando si mettono a confronto dei dati bisogna metterli in maniera omogenea, cioè si devono confrontare i dati della pressione fiscale con i dati di un'altra pressione fiscale di un'altra nazione. Evidentemente l'Austria
la Slovenia e tante altre nazioni che prima sono state citate hanno effettivamente una pressione fiscale inferiore alla nostra. Da cosa è causata la pressione fiscale? Fondamentalmente il problema è che uno Stato ha le spese, quindi quella che viene comunemente chiamata la spesa pubblica. In conseguenza della spesa pubblica, chi amministra, quindi il governo, i ministri economici, devono utilizzare la leva fiscale per arrivare a un, diciamo, a un ipotetico pareggio che poi non viene mai raggiunto, ma questo è un altro discorso ancora. Cioè bisogna prelevare dai cittadini e dalle imprese il denaro che serve per pagare la spesa pubblica. Allora, vi invito a fare una cosa semplicissima, su internet trovate tutti i dati. Negli anni del governo Berlusconi andate a vedere di quanto è aumentata la spesa pubblica. Andate a vederlo da soli, perché se ascoltate le mie parole potete anche non credermi, ma ci sono dei dati ufficiali che non sono incontrovertibili e sono lì da vedere, da osservare con molta calma. Andate a vedere durante i governi Berlusconi, quindi dal 94 al 95, poi dal 2001 al 2006 e poi dal 2008 al 2011, in quegli anni osservate quanto è stata la spesa pubblica e di quanto è aumentata. Quando l'avrete fatto avrete capito che chi grida in questo modo non ha ragione di farlo, perché in realtà è stato proprio in quegli anni che la spesa pubblica è aumentata di più. Attenzione, quando ha governato Prodi o la sinistra è comunque aumentata la spesa pubblica, però a onor del vero un po' di meno. Un attimo solo, rispondo a quel messaggio di prima che diceva Movimento 5 Stelle costola della sinistra, mi viene un po' da ridere perché... io faccio i banchetti in giro per la strada e mi dicono che devo fare l'accordo col PD, beh, insomma, diciamo così che forse qualche ascoltatore dovrebbe un po' chiarirsi le idee, soprattutto quello che continua a scrivere Caffone. Tra l'altro io per lavoro vado anche in Puglia spesso, dove la parola caffone non è assolutamente un'offesa, quindi volevo dirgli che non c'è problema, può continuare a mandare messaggi a raffica. Penso anche di sapere chi è tra. Allora, abbiamo solo un minuto, è volato il tempo, davvero molto, molto vivace questa puntata. Breda, allora. Ma intanto voglio dire che qui si è fatto, ma per correttezza, casualmente un'operaia che lavora nella fabbrica dove lavoro io, una mia collega, è la capolista di questa lista Tsipras in questa circoscrizione, si chiama Paola Morandin, così gli ho fatto anche un po' di pubblicità, cioè, ed è una bravissima persona e non ha condanne. Casarini vive a Palermo da molti anni, credo sia in lista a Roma o giù di lì. Premesso, sì, candidato in lista. Detto questo, io penso che quello che noi dovremmo tentare di fare, parlo di noi lavoratori e del mondo del lavoro, è provare a ragionare, a riflettere, a cercare soluzioni, a discutere come noi affrontiamo i prossimi anni di fronte a una crisi che con difficoltà se ne esce, che non esce, che non dà segnali di evoluzione positiva seria, soprattutto in Italia, ma generalmente non la dà, e una politica che ha costretto le persone a rimanere al lavoro, perché il paradosso di questo paese è che abbiamo i nonni di 60 anni che stanno dentro nei luoghi di lavoro pubblici e privati e non se ne possono andare, e i figli di 20-30 anni che stanno a casa e non hanno un lavoro. Questo secondo me è un vero dramma, e questo sta danneggiando le persone, la cultura di questa società, perché non si dà prospettiva ai giovani, e le imprese, perché le imprese hanno bisogno come il pane di avere gente giovane all'interno, perché sono i giovani che sono il dinamismo anche dell'impresa, oltre che negli investimenti strutturali, sta anche nel personale che è all'interno. Certo. E io credo che persone di 60 anni sono molto spesso esaurite perché hanno dato la loro parte di vita nel lavoro e non si possono tenere dentro quelle persone e fuori gli altri, ma non si possono neanche lasciare per strada le persone 60 anni senza una prospettiva di lavoro e di pensione. Abbiamo fatto un errore enorme, dico l'ha fatto, chi l'ha fatto? Monti. Non l'ha fatto da nessuno. Ho finito. Io quindi ringrazio, questo serve anche discutere, oltre che dei temi che qui si sono parlati questa sera e altre sere, dal modello federalista, o quale federalismo fare, quale tassazione fare. Non basta parlare solo di questi temi. La battuta dobbiamo chiudere, il sindaco. Solo visto che abbiamo
alzato un po' tutti i toni stasera, visto che la settimana santa, volevo solo fare gli auguri a tutti, buona Pasqua a tutti quanti, agli spettatori. Va bene. Allora, sono una battuta finale. Grazie, domani sì, sera siamo di nuovo qui, ovviamente con i vedetti schiacciati dalla crisi. Io ho un'emicrania tremenda e mi spiace perché non ho seguito attentamente la... No, non è colpa vostra, siamo riusciti comunque a fare una bella puntata. Grazie, arrivederci, ci vediamo domani sera. Buonanotte. Arrivederci a tutti.